fame di gelato. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi parliamo di LG G6. Oggi è giornata di recensioni. Lo avevamo provato al Mobile World Congress in occasione del suo lancio e ora siamo pronte a darvi il nostro verdetto. Prima di tutto però guardiamo le sue caratteristiche tecniche. LG G6 è uno smartphone caratterizzato da un corpo in vetro e metallo e da bordi quasi inesistenti che lasciano spazio al display da 5,7 pollici. Quest'ultimo, un IPS LCD con risoluzione 1440x2880 pixel, vanta un insolito rapporto di forma di 18 noni ed è protetto dal Gorilla Glass 3. A bordo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 821, la GPU Adreno 530, 4 GB di RAM, la batteria da 3300 mAh e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. La parte frontale invece ospita una fotocamera da 5 megapixel con campo ampliato, così da scattare selfie di gruppo impeccabili. Il sistema operativo infine è Android 7.0, accompagnato dall'interfaccia di LG UX 6.0. Eccolo qui LG G6 in tutto il suo splendore. Abbiamo un display da 5.7 pollici in un corpo che comunque normalmente conterrebbe un 5.2, quindi super maneggevole, non è grandissimo, anzi ci sta in una tasca, potete utilizzarlo senza problemi e senza che risulti troppo grande, anzi utilizzarlo con una mano risulterà più che semplice. Per accenderlo basta semplicemente con doppio tap, buongiorno, lui si accende. Abbiamo inserito il lettore di impronte, abbiamo impostato, scusate, il lettore di impronte, velocissimo, se riesco a beccarlo, ecco. Allora, velocissimo, il lettore di impronte, scusate, non riuscivo a beccarlo molto in fretta. Abbiamo un display da 5.7 pollici, all'interno di questo tipo di corpo normalmente viene contenuto un 5.2, quindi abbiamo uno schermo più ampio. Come potete vedere ha una ratio diversa dai normali display e abbiamo un 18 noni che molto assomiglia a quello del Samsung Galaxy S8 che invece ha 18,5 noni. LG G6 è stato il primo a presentare questo concept sul mercato e ha lanciato questo smartphone, come dicevamo prima, al Mobile World Congress di Barcellona del 2017. Corpo in metallo, non ha tanti tasti se non il bilanciere del volume diviso, quindi per sopra e sotto, alza e abbassa, sopra e sotto. E vabbè, così, sopra e sotto. Non ha altri tasti se non il lettore di impronte, che è in realtà un vero e proprio tasto, infatti è cliccabile. Tra l'altro la sensazione del click del tasto posteriore è veramente strana, non lo so, mi sa di tasto chip, non chiedetemi per quale motivo. Sulla parte frontale troviamo un Corning Gorilla Glass 3, sulla parte posteriore un Gorilla Glass 5. Non chiedetemi come mai, personalmente avrei messo il Gorilla Glass 5 davanti perché sono un disastro e sono sicura che se mi cade si rompe tutto. Allora, sblocchiamo col sensore delle impronte che mi sembra decisamente fulmineo, si attiva molto velocemente. Inoltre, come dicevo, è facile da tenere in mano, quindi facile anche da schiacciare. Sulla parte anteriore troviamo una fotocamera in grado di fare le foto. Aspetta che tolgo il mollettone, sempre quello delle pulizie. Eccoci qui, questa è la modalità, quella normale. Invece potete fare il selfie panoramico, aumenta il campo visivo. In questo modo potete fare, se avete tanti amici e se non li avete li dovete trovare per fare dei selfie. Invece per quanto riguarda la fotocamera posteriore, scusatemi se mi dedico subito alla fotocamera ma mi piace particolarmente. Allora, qua metto Jigglypuff, abbiamo anche un tablet su cui abbiamo l'aiutino. Questa è la fotocamera panoramica, così diventa la fotocamera normale. Vedete che non ci sta tutto quello che ci dovrebbe stare, invece in questo modo avete un campo visivo molto più ampio. Vi faccio vedere quello che già ho scattato, per cui ecco, questa è per esempio una foto che ho scattato. Scusate per la foto brutta. Aeroporto di Valencia, guardate che figata pazzesca che è il grandangolo. Il dettaglio della fotocamera non è esagerato, però tenete conto che
quando posterete su Instagram o su Facebook queste foto verranno in ogni caso compresse, ma la foto più particolare per esempio è questa. Questo è il mercato Mercato Colón di Valencia. Guardate che come fa impressione questa foto, non tanto per la qualità, ripeto, ma per il colpo d'occhio che viene dato. Con una fotocamera normale questo non è possibile. Guardate, ero veramente a ridosso di questo mercato e sono riuscita a far stare dentro l'immagine tutto ciò che necessitavo per avere un'ottima foto. Vi faccio vedere un altro esempio. Questo è in cima al Palazzo AXA di Milano. Guardate qua che colpo d'occhio, ragazzi, è davvero spettacolare. Con questa fotocamera si possono fare delle meraviglie. Anche qui guardate che figata esagerata. Ovviamente, ripeto, sulla parte laterale abbiamo un po' cosa è successo a questo signore? Un po' di distorsione, ma è normalissimo. Quindi secondo me LG G6 vince proprio per questa cosa. Altra feature che ha introdotto LG G6 è la fotocamera quadrata. Potete fare foto singole in modalità quadrata oppure potete scegliere di fare diversi scatti, tra l'altro anche video, e montarli tutti insieme e postarli sui social. Per esempio io ho qui dei pupazzini degli Amiibo, scelgo di fare delle foto, dei video, posso scegliere io cosa fare. E poi abbiamo un Pac-Man. Ecco, succedono queste cose strane. Basta! In poche parole, posso decidere di inserire quattro diverse inquadrature, ma non devono essere tutte per forza foto, possono anche essere foto e video combinati. Questa è una feature molto interessante, soprattutto se siete molto giovani. Se siete giovani, trentenni, tipo me. Torniamo un attimo alla fotocamera normale, volevo farvi vedere questa cosa che succede anche in Galaxy S8. Se volete avere i 13 megapixel della fotocamera per intero, dovete utilizzare la proporzione 4 terzi, altrimenti in 16 noni si riduce a 9,7 megapixel e a 18 noni addirittura a 8,7. Quindi ho ottenuto i 16 noni. Ho provato a scattare anche delle foto al buio all'evento di LG al Salone del Mobile. E in effetti con il buio vedete che dà un po' di problemi, nel senso che cerca di compensare in qualche modo, ma perde tantissimo di dettaglio. Vedete? Guardate come perde di dettaglio, cioè le immagini diventano delle macchie, soprattutto nella parte, se usate il grandangolo, nella parte laterale. Però vabbè, poco male. Il resto delle foto devo dire che guardate qua questa parte di Milano con un grandangolo come rende. Ovviamente, come dicevo prima, la distorsione, vedete che tutte le linee rette che sono posizionate sulla parte laterale avranno un po' di bombatura. Ecco, questo palazzo non è così nella realtà, ma è dritto. Torniamo a noi. Senza che abbatti delle cose. Non abbatto niente, non ti preoccupare. Passiamo subito a pro e contro di questo smartphone, che devo dire ho trovato non tanti pro e non tanti contro, perché secondo me è abbastanza neutro in tutto quello che fa, tranne per una cosa che mi piace tantissimo, ovvero la fotocamera grandangolare, che lo distingue da qualsiasi tipo di smartphone presente sul mercato ad oggi. Tra i pro mi sento di mettere il display, che è stato il primo ad essere lanciato in questa ratio da 18 noni, che è molto cinematografica. E l'altra cosa che mi piace del display è che i colori non sono super sparaflesciati, ma risultano molto naturali. Se paragonati ad altri telefoni possono sembrare spenti, ma poi una volta che ci fate l'abitudine vi accorgete che sono molto molto naturali. Le performance di questo LG G6 sono davvero ottime e mi hanno soddisfatto a dovere. Bravo G6! Dopo Galaxy G5, che non era impermeabile, G6 invece ha la certificazione IP69, ovvero è 68 la certificazione. 69 è maliziosetta. Mi fanno notare dalla regia che la certificazione è IP68. Scherzavo, avevo così. Ah, comunque, com'era questo? È l'impermeabile. Brava, quindi è impermeabile. Potete guardare i video e rispondere al telefono anche sotto la doccia. Non so col sapone come se la cava, ma non lo voglio. Tra i pro
di LG G6 troviamo anche la compatibilità già ad oggi di Google Assistant, che è l'evoluzione, diciamo, di Google Now. Ovviamente per poterlo far funzionare dovete mettere il telefono in inglese e parlare a Google Assistant in inglese, altrimenti lei... Passiamo ora alle... note dolenti? Da 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 da! Sono dolenti, non le senti che sono... Sì, che dolgono? Io soprattutto sento il dolore quando okay. lo fai. Innanzitutto, il design non è super originalissimo. Diciamo che è un po' anonimo, però è bello lo stesso. Cioè, nel senso, non è che dici wow, che figata! È comunque piacevole nel suo complesso. L'unica cosa che è un po' così così è il fatto che secondo me è un po' spesso, però penso siano scelte tecniche, nel senso che per farci stare... quello che ci deve stare avranno dovuto, diciamo, spessirlo un pochetto. Probabilmente 749 euro al lancio sono un po' troppini. Ultima nota dolente: nonostante la fotocamera sia ottima e abbia, diciamo, questo senso di ampiezza, parlo di quella grandangolare di cui io sono profondamente innamorata, soffre però un pochino quando c'è poca luce, quindi in condizioni di scarsa luminosità arranca un pochetto e questo devo dire che è un problema, però voi fatele al giorno, al giorno le foto e siete a posto. Questo video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi tipo di domanda su LG G6 non esitate a contattarmi, scrivermi da qualsiasi parte, anche i piccioni viaggiatori sono ben accetti, l'importante è che non caghino mentre sono. Mi raccomando, andate a vedere i video che vi consigliamo perché siamo sicure che vi piaceranno. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di mandarci tanti baci e tanti abbracci. Anch'io ve li mando. Ciao!